Siamo con Giambattista Baccarini, presidente nazionale di FIAIP, alla conferenza annuale di Confassociazioni. La tematica di quest'anno è Donne 4.0, la sfida vincente delle donne nella rete e dello smart working. Sì, noi rappresentiamo l'intermediazione e la consulenza immobiliare e registriamo negli ultimi 3 anni un aumento del numero delle donne che si approcciano a rivestire, diciamo, l'attività di agente immobiliare professionale. Un aumento che segniamo intorno al 32% in più rispetto al triennio precedente. Anche il numero ovviamente di iscrizione a nostra federazione aumenta di pari passo e riteniamo che sia un lavoro, quello dell'agente immobiliare, il cui profilo ideale sia proprio quello della donna, sia perché per le competenze e le caratteristiche, diciamo, empatiche, di comunicazione, di sensibilità che la donna ha, ma anche e soprattutto perché consente il nostro lavoro, essendo un lavoro autonomo, di attuare nel concreto lo smart working, quindi di riuscire, diciamo, ad avere la massima flessibilità sia in termini di tempi che in termini di luoghi in cui esercitare l'attività lavorativa. Non so se sono disponibili dei dati, ma rispetto ai nostri colleghi europei, come siamo messi in Italia? Ma prima facciamo vedere un paio di slide in relazione in particolare, diciamo, agli Stati Uniti d'America, dove c'è un 64% di agenti immobiliari donne. Invece in Italia siamo intorno al 32% ancora, però ripeto, un dato in crescita e auspichiamo che nel giro di 5 anni riuscire ad arrivare ai dati americani.